vertici delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico qui. Mentre in prefettura si riunisce il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza in vista di Expo, arriva la notizia che in tribunale un uomo ha ucciso 3 persone. Si chiama Claudio Giardiello, le vittime sono un giudice fallimentare, l'ex avvocato e l'ex socio di Giardiello, con lui imputato nel processo di bancarotta. C'è un odore di spari. Questa invece è via Friguglia ed è una delle mie laterali al tribunale, che porta ad una forma di ingresso. Questo ingresso è protetto dai metal detector, dalla stessa società che gestisce la sicurezza di Expo. È inverosimile che Giardiello sia entrato da qui, poiché la pistola non avrebbe passato il controllo del metal detector. Ed è qui che passano anche i giornalisti. Quello alle mie spalle è l'ingresso di via Manara. Molto probabilmente il killer è entrato da qui perché non ci sono metal detector, ma aveva esibito semplicemente un documento di identità che attesta di essere appunto un avvocato. Qui entrano infatti gli avvocati, i magistrati e il personale del tribunale. Il passaggio dove passano gli avvocati non c'è controllo, non si fa la perquisizione. Non c'è il tesserino e passa. Lei lavora qui da un anno? Lo so, papà. Lei è un avvocato, quindi sì. La conosce bene. Tu mossi il tesserino e passo. Come faccio ad avere un tesserino? Se lui l'ha premeditata la cosa, si procura un tesserino, lo mostra e passo. Sono un po' antiquati. All'epoca delle Brigate Rosse e di prima linea qui, noi eravamo in prima fila a aprire borse, fare, dire, serviva anche per affievolire l'impegno degli altri, insomma, che venivano costretti, eccetera. Poi si possono fare tutte adesso. Non controllano i giornalisti, secondo me migliora la sicurezza del palazzo. Perché no? È successo un fatto gravissimo, siamo attoniti, senza parole, non sappiamo nemmeno bene quale sia stata la dinamica, se non quella che possiamo immaginare, che possono immaginare tutte. Esiste un problema di sicurezza? E certo, dopo un fatto del genere esiste un problema di sicurezza. Per il pomeriggio viene convocata una conferenza stampa, ci saranno il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, il ministro dell'interno Angelino Alfano e il ministro della giustizia Andrea Orlando. È stato un compito difficile, un gesto di efficienza che ha una sua eccellenza straordinaria, perché hanno funzionato sistemi di videosorveglianza, la targa è stata immediatamente identificata, è stato attivato un sistema che ha consentito l'immediata cattura. Giardiello però ha ucciso 3 persone, è uscito indisturbato dal tribunale e ha percorso 30 km in moto prima di essere arrestato. Pensavo che comunque la persona che aveva sparato sicuramente sarebbe poi data alla fuga, quindi intuitivamente, avendo sentito gli spari al terzo piano, ho detto si scenderà ai piani inferiori, e io quindi sono salito ai piani superiori anche bloccando dei miei colleghi che non avevano sentito gli spari, quindi candidamente stavano scendendo dal quinto e scendendo al terzo. Volevamo esprimere la nostra presenza, il rappresentante del Consiglio, quindi il rappresentante di tutta la città, e la vicinanza alla magistratura per la morte di un collega stimato da tutti, all'avvocatura per la perdita che anche l'avvocatura ha, ai lavoratori di Palazzo di Giustizia che hanno vissuto una mattina che purtroppo non si dimenticheranno mai.